Buongiorno a tutti e benvenuti ad Hablemos de Calcio. Oggi parliamo della partita Napoli-Inter che si giocherà tra poco più di 24 ore. È sicuramente un big match di fondamentale importanza per il Napoli, ma prima di proseguire voglio invitarvi ad iscrivervi al canale e a dare like al video. Dicevo, match di fondamentale importanza per il Napoli, mentre l'Inter può anche prendersi il lusso di non vincere. Un pareggio potrebbe sicuramente andare bene, ma anche la sconfitta non sarebbe una tragedia in quanto non comprometterebbe significativamente la classifica dei nerazzurri, per quanto la vittoria sia sempre auspicabile, sia sempre auspicabile. L'Inter che è a più 8 dal Napoli, un'enormità se si pensa all'anno scorso, ma ogni campionato è diverso, ogni campionato fa storia a sé. C'è da dire che probabilmente il Napoli l'anno scorso rappresentava un'anomalia. Mentre invece le altre squadre che oggi diciamo, si contendono alla testa della classifica, diciamo, oppure i primi quattro posti, stanno più o meno i pronostici, le premesse e il trend dell'anno scorso. Il Napoli si è trovato ad affrontare un ciclo di ferro nelle peggiori condizioni possibili. Osimhen sì, è sulla via del recupero, ma non è ancora al 100%. Mazzarri sta cercando di inserirlo centellinando le sue, diciamo, i minuti. A Madrid ha giocato 45 minuti, ha cercato di fare il massimo per preparare il nigeriano proprio la partita contro l'Inter. Ma il vero problema è il terzino sinistro che di fatto non c'è. Madrid ha confermato, semmai se ne fosse stato bisogno, che Juan Jesus non può essere la soluzione e inoltre depotenzia Kvaratskhelia. A questo punto Mazzarri, se vuole vincere la partita, o meglio, se sperare di vincere la partita, deve rischiare e avere coraggio. Questo cosa significa? È inutile girarci tanto intorno. L'alternativa, e non la soluzione, attenzione, che questa è un'alternativa, ma non possiamo parlare di soluzione perché è un parolone soluzione, è schierare Zanoli a sinistra. Sì, si potrebbe provare Nathan che ha giocato in passato in quel ruolo, a corsa, a un buon piede. Ma significherebbe a quel punto stravolgere la coppia centrale. Un discorso analogo vale per chi pensa alla soluzione del capitano Di Lorenzo a sinistra, ma è ovvio che da quel lato lì non rende quanto è capace, quando sa rendere a destra. Quindi anche questa ipotesi io sentirei di scartarla e prendere il rischio di Zanoli, che comunque è un giovane che ha fatto, quando è stato chiamato in causa, ma anche e soprattutto l'anno scorso alla Sampdoria, quando è andato a giocare in prestito, ha fatto vedere delle buone cose. È vero, non è anche lui un terzino sinistro, ma ripeto, è un terzino. A questo punto bisogna guardare solo a questo, perché serve un po' di spinta da quella parte lì, appunto, anche per dare più soluzioni a Kvaratskhelia e comunque cercare di mettere in difficoltà l'Inter su quel lato lì dove gioca da un fris, perché altrimenti penso che lì l'esterno nerazzurro avrà vita facile e creerà problemi poi anche a Kvaratskhelia, che spesso sarà chiamato, non so, dovrà partire da più dietro, non lo so, comunque no, sarà depotenziato, lo ripeto. No, ma sarà una partita di grande intensità, questo sicuramente. Tattica, forse sarà bloccata a tratti. Non credo che l'Inter verrà qui ad offrirsi al contropiede del Napoli, probabilmente lascerà il pallino del gioco alla squadra di Mazzarri e resterà compatta per poi, non so, ripartire. A Madrid si sono viste delle buone cose dal centrocampo in su, e quindi penso che da queste buone cose bisogna ripartire. Ovviamente serve più concentrazione, che a Madrid evidentemente è mancata nella fase difensiva, è mancata i difensori, ma voglio comunque sottolineare anche gli errori che si sono visti da parte di alcuni centrocampisti. Penso, per esempio, all'intervento sbagliato di Caiusse su pass, che poi è andato al tiro e ha fatto il gol del vantaggio con l'errore di Meret, che non ritengo diciamo, il principale colpevole di quella sconfitta, perché è quel tiro che non ci sarebbe mai dovuto stare. Poi il portiere ha sbagliato, questo è fuori di discussione. Detto questo, massima fiducia sicuramente a Nathan e a Meret. Vincere non è che riapre i giochi per lo scudetto, ma lascia un importante spiraglio aperto, spiraglio che poi bisognerà ampliare contro la Juventus, perché altrimenti poi
si azzera tutto e si ritorna appunto da capo, perché vincere con l'Inter e magari poi perdere con la Juve non so quanto possa cambiare in ottica scudetto, quanto possa migliorare la situazione. Per questo video è tutto, fatemi sapere voi cosa ne pensate con i commenti, soprattutto sulla questione del terzino sinistro, che secondo me è il problema principale in questo momento del Napoli. Vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale e a dare like, e noi ci vediamo alla prossima.